Ciao a tutti, sono Vero Video Games. Oggi continuiamo comprendendo la testa, andiamo avanti. Capitolo 24, in bocca al lupo, qualche giorno dopo. Che palazzi enormi, mi sta venendo torcicollo, siamo arrivati da poche ore. Senti anche tu questo odore? Non saprei dire se sia buono o cattivo, ma mi sta facendo venire decisamente fame. Benvenuti a New York, la città non dorme mai, non me ne stupisco. Stento a sentire il suono della tua voce. Abbiamo passato una giornata stupenda, tesoro, grazie. Voglio che la vostra vacanza sia spettacolare, anche se so che è diverso da casa. Qualche volta la diversità va bene. E poi possiamo constatare come New York ti renda felice. Per noi ciò è sufficiente per farcela piacere. Ma che giornata per due agricoltori, vero amore? Innegabile. E domani c'è il tuo spettacolo, Elsa. Che mi sa candra di merda. Sei impaziente? Sono nervosa, sono nervosa. Adesso non è sa... Sono terrorizzata. Una cosa è recitare alle prove, un'altra è farlo durante lo spettacolo. È come se avessi atteso questo momento tutta la vita. Sarai eccezionale, tesoro di papà. Lo sei sempre. Oh, sì che lo è. Grazie. E non vediamo l'ora di rivedere Randy. Già, dov'è? Pensi che vorrebbe venire a pranzo con noi? Oh no. Anche lui è molto impegnato con i preparativi per lo spettacolo, ma dirlo, non ci sentiamo più. Forse riusciamo a vederlo domani, va bene, ma... Stai bene, Elsa? Ogni volta che tiriamo in ballo Randy hai questa espressione negli occhi. Cioè, mamma, dovresti capirlo che c'è qualcosa che non va. Sei sicura che tutto vada bene tra voi due? Forza, Elsa, riprenditi. Non ti disperare e non rovinare questo momento, sto bene. Randy e io siamo super impegnati, è solo questo. Può succedere. D'accordo. Adesso andiamo a vedere da dove proviene l'odorino. In effetti c'è una fantastica gastronomia proprio qui vicino che fa degli ottimi panini. Insomma, mamma sta riflettendo. Fasti due, chissà che cacchio è successo, vabbè. Ok, quindi mamma vuole un Ruben. No, non so se lo, vabbè, non so se si pronuncia così. E papà ha un croissant al cioccolato. Elsa, ciao. Ciao Paoli, come va? Alla grande, non potevo andare meglio. Alla grande, che gli dobbiamo dire? Magnifico, fantastico, sì. Sto mangiando con i miei. Ah, ne sono felice, non ti ho più vista se non alle prove, quindi non ero sicuro di come stessi. Sono molto impegnata. Impegnata a nascondermi in biblioteca, capisco. E tu sei qui per prendere il pranzo per Lily, proprio così. Oggi le chiederò se vuole diventare la mia ragazza. Oddio, è fantastico. Congratulazioni. Non ha ancora accettato. E scusami per avertene parlato proprio in questo momento per te così cruciale. Mentre tu sei... Beh, temo che tu non voglia sentir parlare di coppie. Ma certo che voglio sentirne parlare. Voglio bene a Lily e sono contenta che voi stiate bene. Stiate insieme, scusate. Sono davvero felice per voi ragazzi. Ti ringrazio, Elsa. Sei una ragazza dolcissima, grazie. Posso parlarti di Randy? No, è finita con Randy, basta. Randy? No, preferisco di no. So che ti ha ferita, ma penso che dovresti contattarlo. Non se la passa bene. Assolutamente no. Mi spiace, Paoli, ma ho chiuso con Randy. Capisco, bene. Immagino che ci vedremo domani allo spettacolo. Anche lui sta soffrendo perché è innamorato cotto. Però non vuole avere una relazione. Però che relazione è? Scusa se non vuoi avere una relazione, dai. Bene, immagino che ci vedremo domani allo spettacolo, sì. Ci vediamo. La sera dopo. Siamo ancora amiche? Mi dispiace tanto. Tu sei così dolce e non volevo che un ragazzo ti facesse male. Certo che siamo amiche. Lo so, e mi dispiace di essere esplosa, ero così confusa e lo sono ancora. Ma apprezzo molto il tuo interesse. Per favore, non scusarti. Tu non hai fatto niente di male e grazie di avermi perdonata. Bene, allora vieni qui e dammi un abbraccio. Stiamo per fare centro su quel palco e non posso stare in cattivi rapporti con la mia coprotagonista preferita. Non posso credere che il giorno fatidico sia arrivato. Dimenticati delle farfalle. Il mio stomaco è pieno di iene scatenate. Spaccheremo su quel palco, lo so. Le mie due donne preferite. Oh, spero che siete pronte. Non c'è una poltrona vuota. Abbiamo fatto tutto esaurito. La faccia. Wow!
Il mio sogno sta per realizzarsi, sono pronta e sono piena di passione, Amani. Puoi contare su di me, mi piacciono le persone sicure di sé. Sei cambiata rispetto a quando ti ho conosciuta. Sono cresciuta e sempre stato dentro... Sono cresciuta. Lo so, ho avuto delle settimane intense in cui è successo molto e penso di poter dire di essere cresciuta, lo vedo. Quella che mi guarda ora è una ragazza nuova. Una nuova Roxy. Sicuramente. Magnifico. So di poter contare su voi due. Ora andate, è in bocca al lupo. Non letteralmente. Ok, è ora di cambiarsi. Non posso più rimandare. No. Sta per iniziare. Facciamolo. Ok, dobbiamo metterci questo. Indosserai questo? Dobbiamo subirli, davvero? È il nostro momento. Qual è la scena che non vedi l'ora di fare? Il tango senza dubbio. E tu? Nowadays. La canzone che ho dovuto mettere più a punto e non intendo deludere Amani. Non lo deluderai. Sei fantastica, Elsa. Anche tu. Ok, basta con questa smielatezza. A proposito di smielatezza... Devo andare a cercare il mio uomo per farmi dare il bacio a buona fortuna. Eccoci. È il momento che stavo aspettando. Niente può rovinarlo. Ecco là che arriva quello che rovina tutto. Ehi Elsa, possiamo parlare un secondo? Ma mattina fangul. Ho parlato io per Elsa. Segui il tuo istinto. Randy si è presentato 10 minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Che cosa vuole ora? Sicuramente digli che ha sbagliato, che si vuole mettere insieme a lei, spero. Se no, un gran coglio. Avete capito? Niente, ragazzi, io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!